Ragazzi, oggi è una notizia bomba, fresca, fresca, quasi fresca di giornata. Hanno scoperto, conducendo una ricerca in Sud America, che alcune razze di procione si riproducono anche 3 volte l'anno, laddove si pensava inizialmente che il rituale dell'accoppiamento... Tesla, oggi si parla di Tesla. Così si chiama il procione. Tesla. Se avessi un procione lo chiamerei Tesla. Oggi si parla di Tesla e di Elon Musk, ma che cosa c'entra nel mondo dei videogame e perché oggi ne parliamo? Ne parliamo perché in questo momento c'è un argomento caldo nel mondo dei videogiochi e l'argomento è, a parte le zinne della vampira di Resident Evil 8, Cyberpunk. Ovvero il più grande disastro videoludico dai tempi di No Man's Sky. Chi mai potrà salvare CD Projekt Red da questo disastro? Chi potrà far sì che noi utenti continuiamo ad aver fiducia in un progetto tutto baggoso? Elon Musk. E voi direte, ma perché Elon Musk? Perché Elon Musk, quando si sveglia la mattina, decide di twittare qualche cosa. E di solito quello che twitta... fa un più 20% ovunque, di media più 20%, poi abbiamo visto delle catastrofi anche. Pure quando si arrabbia per qualcosa, il rage tweet fa lui. No, quelle... ha twittato sta roba qua, ha detto Cyberpunk ha un'estetica formidabile, il design interno dell'auto è ok, mostrando la nuova plancia della Tesla Model S che dovrà uscire, ok, nel 2022. Quindi ha detto, la mia macchina, cioè Cyberpunk è tanta roba, guarda qui invece la mia macchina si può guardare. E fino a qui dici, ok, vabbè, ha fatto un parallelismo. No, perché tu potrai giocare a Cyberpunk 2077, a quanto pare anche a The Witcher 3, sulla Tesla Model S. Una macchina che va oltre i 300 all'ora. Uff. Ed è la macchina perfetta per giocare a Cyberpunk. Perché? Va a oltre 350 all'ora, farà 850 km di... Con un litro, pensate. Con un pieno di elettricità, si dice. E fa da 0 a 100 in qualcosa come 3 secondi, 2 secondi. Insomma, una cosa molto, molto... performante. Raga, 800 con un pieno. Però stiamo, se tu lo attacchi alla presa di casa, comunque ricarichi a 30 km all'ora, quindi è un po' lungo. Però metti la notte. E comunque non c'è il pieno la mattina. Però fa un viaggio lungo. Però ci sono le colonnine che ricaricano più velocemente. Insomma, si sta molto evolvendo questo sistema. Però ritorniamo al punto della questione. Sto cazzo di Elon Musk, oltre a far crescere del 20% le azioni di CD Projekt, grazie caro amico, è riuscito anche a creare un punto. Cioè, già sulle Tesla potevi giochicchiare a qualcosa, addirittura col volante e con i pedali. Però era roba di poco conto. Ma nel 2022, quindi quando uscirà questa Model S nuova, potrei giocare a Cyberpunk dentro all'auto, con uno schermo da 17 pollici e probabilmente anche con quelli dietro da 8 pollici. E non solo a Cyberpunk, anche all'ex GOTY The Witcher 3. Cioè, vuole proprio bene a CD Projekt Red. E io mi chiedo, cioè... Ovviamente pensiamo da ferme, a meno che il sistema non ti permette di giocare da dietro. Ma no, è proprio in movimento che tu dovresti giocare a Cyberpunk. A 300 all'ora, dici. Perché così la fai finita subito e non soffri per... Comunque, il punto è questo. Quanto cazzo è diventato influente il mondo dei videogiochi se anche l'uomo più ricco sulla faccia della Terra fa dei tweet, aiuta degli sviluppatori... decide di mettere un prodotto videoludico come gadget di punta o comunque come feature di punta per raggiungere il grande pubblico, ovviamente. Poi ci sono tantissime altre feature molto più importanti, però è la feature che ha l'appeal sui giovani, che ti fa entrare in un mondo che non è quello dei ricconi del cazzo. Cioè, quanto deve essere influente il videogioco oggi? È vero che Cyberpunk è un caso economico, è un caso videoludico, è un caso di... anche un caso legale, sostanzialmente è un caso sotto tantissimi punti di vista, quindi è chiaro che Musk quando fa una cosa non la fa a cazzo, però raga, resta un videogioco di cui tutti stanno parlando, che ha portato il videogioco sulla bocca di gente che prima parlava soltanto aziendalese e legalese.
La questione è molto più incasinata, a parte il fatto che ogni cosa che dice Musk poi esplode, e questo lo sappiamo. Ha messo hashtag, pure Michael Bay, ha messo hashtag Bitcoin e il Bitcoin è salito più 20% solo quella giornata. Ha messo Cyberpunk e è salito più 20% probabilmente solo in quella giornata, però il punto è che crea delle azioni molto molto anche pericolose, se vogliamo. Cioè, se Elon Musk un giorno se ne esce e fa un video circoncisione a casa tua, sai la gente col cazzo tagliato che ritrova? Piccola parentesi, quest'audio è offerto dal podcast di Quedo sul Server Podcast, che trovate su Spotify, che trovate su iTunes e probabilmente anche sulle Tesla Model S quanto prima. Era tutto montato, raga, avevamo tutto, abbiamo detto perché non sfruttare questa cosa? Assolutamente. Senti, perché uno si rilassa. Così su. A noi fa piacere che una persona così influente sia e così appassionata ai videogiochi come Elon Musk abbia scelto proprio il gioco no, non è vero, stia dando importanza al mondo dei videogiocatori, perché questo significa svecchiare un po' l'idea che molti hanno ancora oggi del videogiochi solo se un ragazzino, quindi non puoi fare un lavoro dal videogioco. E in questi anni, insomma, ne abbiamo visti di ogni e sono successe. Digicom, per esempio. Sì, sì, vabbè. Elon Musk, in effetti, è una persona abbastanza avanti. È come tutti gli inventori, si mantiene giovane, si nutre di nuovi stimoli. Non mi sorprende che abbia un occhio di riguardo per il mondo dei videogiochi, per la realtà virtuale, magari, per lo streaming videoludico. Raga, uno che nella plancia della sua auto mette 10 teraflops a buffo così e ci fa girare un gioco, c'ha una certa mentalità. È un po' aperto. Ha messo una PlayStation 5, un Xbox Serie X dentro la macchina. E la mia macchina, che comunque 2018, lagga quando cambi la stazione radio. Anche il menu di Xbox appena accesa lag. È veramente incredibile, ragazzi. Stiamo parlando di assolutamente di futuro. Ogni volta che si parla di Elon Musk si parla di qualcosa che sta per cambiarci la vita. E io vedo già servizi di streaming che funzionano per farti giocare quando sei in coda sull'autostrada. Si sfrutterà il 5G per farti giocare anche senza sfruttare tutti e 10 teraflops, così magari 2 teraflops la macchina se li tiene per farti frenare in maniera assistita. Insomma, tante robe, ragazzi, tante robe. Grazie Elon per aver messo sulla bocca di tutti il peggior prodotto di quest'anno a livello... Ma non è vero, è bello Cyberpunk. Troverete sempre questa dualità qua sopra. A me piace Cyberpunk, anche se è rotto. Ma anche a me piace tantissimo. Allora non rompere i coglioni. Proprio perché è rotto. Noi ci vediamo al prossimo video e fateci sapere che ne pensate di Elon Musk, che fa salire i mercati del più 20%. E soprattutto, ma non avreste preferito Kingdom Come Deliverance sulla Tesla? Madonna, ma sai che bordello.